Stiamo scrivendo le pagine di storia epocali per questa gara anche oggi. Ma non è finita. Pesa 82 kg di più. Non vi dico le stime della numero 34 perché altrimenti potreste sbalordire. Adesso invece stanno predisponendo la pesatura di quest'altra. Tra poco mi comunicheranno il numero. Comunque anche la 29 non è da meno. È strutturata in un modo diverso, ma è bello. Ma è vero anche che è esatto. 35, perfetto. Fernando Zecchini. Ancora 9 in Nara. Mamma mia ragazzi, quante ne avete portate quest'anno di sto zucchero? Voi volete proprio dare così la spina nel fianco alla manifestazione, volete combattere fino alla fine, vi siete uniti in un gruppetto lì. Chi è Fernando? È lei? Un attimo che vengo a trovarla. Mi dica tutto, vita, opere e miracoli di questa cucurbita. La cucurbita che ho raccolto è saltato fuori per persone, cosa faccio? Lei ha pensato a un peso? Pensato no, e a me l'ha, che sono rimasto fregato dal volume. Dal volume? Il terzo. Era più grande ma più leggero. Ah, a Melara 2 settimane fa. Quante ne partecipavano? Lì così abbiamo anche qualche informazione. 10. Solo 10 zucche, peccato, però speriamo che negli anni possa crescere anche questa manifestazione. Forse ha fatto il sesto. Il settimo premio. Qua a Sale Marasino. Vediamo oggi come va a finire, perché insomma mi sembra bella grossa pure questa. Nulla da vedere con la numero 29 che abbiamo pesato prima. Intanto qui cominciano i commenti, brusia, caldo. È bella, sembra quasi una conchiglia questa qua. Però una qualità molto piena. Poi alla fine potete fare le vostre fotografie, vi sentiremo di entrare qui quando avremo predisposto. E ci ha fatto vivere emozioni 14:15 oggi pomeriggio su questo scenario che immortala la 28esima sfida nazionale della zucca. Abbiamo le tre cucurbitacee vincitrici di questa edizione 2011 con pesi davvero da record. Filmatele bene, riprendetele perché portate a casa un documento che farà parlare per giorni e per mesi. Io però prima di continuare a premiare e chiamare i vincitori vorrei un po' tutto il club maspiano vicino a me in modo particolare, e sarà lei ad effettuare la vestizione del re di Zuccolandia, la signora Pinuccia. Per favore portate qui la signora Pinuccia qui sotto, perché voglio che sia lei a mettere il mantello, la corona e lo scettro sulle spalle del vincitore di quest'oggi. Una cosa importante, l'ho detto anche prima, ma dobbiamo segnalare l'amicizia, l'armonia che è nata tra parecchi club e tra parecchie zone geografiche della nostra bella Italia. Nelle prossime settimane a Pontedera, in provincia di Pisa, ci sarà il secondo campionato dello zuccone più grosso. Una bella iniziativa che hanno pensato gli amici della Toscana, che sicuramente prenderà un grande piede. Io lo spero perché hanno già la collaborazione di tutti gli altri amici che hanno partecipato oggi a questa gara, che possa nascere e crescere con delle tappe di avvicinamento, magari un concorso, lo diciamo già, regionale, per poi portarle tutte qua alla sfida nazionale di Sale Marasino. Una bella idea su cui ci sarà da lavorare, ma i presupposti sono più che positivi, e saluto e ringrazio anche gli organizzatori di questo appuntamento. Se siete lì nei dintorni non perdetelo, a Pontedera Pisa il prossimo 25 settembre. Ora ho la classifica. Pinuccia, club maspiano al completo per la consegna dei premi, per favore, così poi andiamo a sorteggiare la nostra lotteria e continuiamo sfida la nostra Sale in Zucca 2011 con gli altri appuntamenti in programma. Il nostro obiettivo era che per fare terzo Sale Marasino sarebbe stato come vincere il mondiale, e da questo direi che quindi per noi sarà un risultato indipendentemente da come andrà a finire, perché è la prima volta in ogni caso che molto probabilmente entra sul podio del concorso, insomma.
Benissimo, grazie per le informazioni che ci ha fornito in questo istante. Parte l'applauso dei sostenitori, anche l'altro che per adesso è ancora terzo, lei, quindi stia di buono, torna momentaneamente alla guida, controllano bene che sotto sia tutto a posto, ed è un'altra bestiona, guardate anche da questa parte, filmatela bene, signori operatori, è l'ultima di questa giornata, poi abbiamo chiuso, l'avevamo preannunciato, pomeriggio di emozioni. Anche ieri si diceva il record verrà infranto di sicuro perché la stagione è stata buona. Anche a livello meteorologico è andata molto bene per la Campania. Pertanto vi avevamo avvisato che oggi sarebbe stato un grande spettacolo. Liberiamola, il metro è qua, eh? Attenzione, non farvi male. Procediamo alla misurazione. Quanto è? 4,67? Ah però, 467. Quanta gente che c'è qua adesso, fotografi, televisioni, di tutto e di più, giornalisti, cronisti. Abbiamo radunato l'intero impero della carta stampata e delle televisioni. Tutto a immortalare questo momento. 89 confermato, 289 confermato, quindi molto più alte le dimensioni, maggiori rispetto alla precedente, e davanti e dietro, me lo dice? 277, dove è Sergio Moretti? Eccolo lì, venite qui tutti voi che siete la leadership, perché è un momento di grande attesa, quello che capiterà tra poco. Secondo le stime che ho letto in precedenza, questa dovrebbe andare oltre i 630 kg. Signore e signori, il momento è davvero delicato. Massima attenzione, attenzione a non impallare le telecamere, perché adesso andremo a sbloccare la bilancia. Sì, oh, forza! Vai Franco! No! 580 kg! Quindi campione di sale in zucca, re di Zuccolandia, e nuovamente Sergio Moretti da Cogne con 594 kg. Secondo posto sempre per la famiglia Moretti con 589. E il terzo diventa il gruppo di Novellara con 580 kg, Gabriele e Sauro Bartoli. Grandi emozioni, protagonisti indiscussi di questa giornata, le interviste di rito. Mi sposto anch'io e lasciamo spazio ai giornalisti per le interviste. Il nostro obiettivo era che quest'anno era che per fare terzo sale Marasino sarebbe stato come vincere il mondiale, e da questo direi che quindi per noi sarà un risultato indipendentemente da come andrà a finire, perché è la prima volta in ogni caso che molto probabilmente entri sul podio